Buongiorno, oggi siamo con il professor Matteo Bassetti, professore ordinario presso l'Università di Genova e direttore della clinica di malattie infettive tropicali dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Benvenuto, professore. Buongiorno, buongiorno. Professore, iniziamo con l'argomento caldo del giorno, quello su Johnson & Johnson. Negli Stati Uniti è stato chiesto dall'FDA e CDC la sospensione in via strettamente precauzionale. E anche in Italia si ritarda l'avvio della vaccinazione con questo nuovo vaccino. Non si rischia un nuovo caso AstraZeneca? Beh, direi di sì, però anche perché questo vaccino di Johnson & Johnson ha una tecnologia molto simile a quello di AstraZeneca, è un vaccino a vettore virale e se e questo effetto possibile di questa trombocitopenia indotta appunto da questa trombosi indotta dalla vaccinazione è probabilmente legata all'adenovirus e quindi riguarderebbe non solo AstraZeneca, non solo Johnson & Johnson, ma verosimilmente anche Sputnik e anche il nostro vaccino Reithera, che è il vaccino italiano. Quindi io credo che mi auguro che non si arriverà a livello europeo ad uno stop, perché mentre negli Stati Uniti se lo possono permettere, perché hanno moltissime dosi di Pfizer e Moderna e poi avranno brevissimo CureVac e quindi riusciranno a concludere la campagna vaccinale con questi due e col terzo vaccino e quindi possono fare a meno del vaccino di Johnson & Johnson, lo stesso discorso non può valere per l'Italia e per l'Europa, dove noi abbiamo puntato moltissimo sul vaccino di AstraZeneca e sul vaccino di Johnson & Johnson, che sono due vaccini molto sicuri. Non dimentichiamoci che quello per cui viene sospeso il vaccino degli Stati Uniti è di 7 casi di reazioni avverse gravi e un decesso su 7 milioni di dosi, cioè siamo a circa un evento avverso grave ogni milione di abitanti. Non dimentichiamoci che la trombosi da vaccino, ha un rischio in Europa di circa 3-4 casi ogni milione di dosi, parliamo di AstraZeneca. Vogliamo fare un esempio? Sa qual è il rischio di trombosi della pillola anticoncezionale? Esattamente 1000 volte superiore a quello che è il vaccino. Eppure non mi pare che le donne che prendono la pillola anticoncezionale, si domandino quando la prendono che c'è questo rischio. È evidente, i vaccini sono farmaci, come tali hanno degli effetti collaterali, ma quando questi effetti collaterali sono così piccoli, io credo che noi dobbiamo sempre guardare qual è l'obiettivo finale, che è quello evidentemente della riduzione delle ospedalizzazioni e soprattutto dei decessi per questa gravissima infezione. Ecco, parlavamo anche dell'aspetto mediatico della comunicazione. Nel terzo rapporto di farmacovigilanza di AIFA, uscito recentemente, sono state riportate segnalazioni di sospette reazioni ai vaccini in uso, ovvero Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Tuttavia, nei media si parla quasi esclusivamente di AstraZeneca, oggi Vaxzevria. A complicare le cose ci sono stati continui cambi di indicazioni che hanno creato una grande confusione tra le persone. E poi li hanno portati ad avere un forte diffidenza nei confronti di questo vaccino, tant'è che allo Spallanzani stanno addirittura sperimentando la possibilità di utilizzare altri vaccini per la seconda dose. Ci aiuta un attimino a capire meglio qual è la situazione attuale e come devono comportarsi le persone che hanno ricevuto la prima dose? Allora, intanto diciamo che le reazioni avverse gravi, intese per gravi come potenziali decessi, nell'ultimo report della farmacovigilanza presentato proprio ieri, sono 100 i decessi potenzialmente correlati, solo uno di questi decessi è stato correlato al vaccino. E questi decessi potenzialmente avvenuti dopo la vaccinazione, ne abbiamo la maggioranza con Pfizer, circa 70, 12 con Moderna e gli altri con AstraZeneca. Quindi vede che gli effetti collaterali potenziali sono stati riportati con tutti. Poi potenziali, poi si è studiato e di questi un unico decesso in questo momento è avvenuto come potenzialmente legato alla vaccinazione su oltre 12 milioni di persone vaccinate in Italia. Chi ha fatto la prima dose di AstraZeneca dovrebbe fare la seconda dose con AstraZeneca oppure rinunciare alla seconda dose e prendersi comunque un effetto protettivo che è adeguato per quanto riguarda appunto il vaccino di AstraZeneca in una grande maggioranza dei casi.
Io eviterei di mischiare un vaccino con un altro, anche se so che ci sono degli studi, sia inglesi che anche allo Spallanzani. Aspettiamo di vedere i dati, degli studi a dimostrazione del fatto se mischiare i vaccini possa funzionare. Io al momento ci andrei un po' cauto. Poi, se i dati scientifici mi convinceranno e ci convinceranno, evidentemente si potrà decidere di mischiare i vaccini. In genere, mischiare tecnologie diverse non è. Non dovrebbe essere il massimo, ovvero se hai fatto Pfizer, magari se manca Pfizer puoi fare Moderna, ma se hai fatto Pfizer puoi fare AstraZeneca come richiamo o viceversa, non so quanto possa essere una cosa intelligente. Allora, parliamo spesso di vaccini, però ci sono anche altre armi in uso adesso nella medicina. Recentemente è uscita una indicazione che il plasma iperimmune sembra che non sia efficace, lei l'ha detto da tempo, ma oltre a questo ci sono altre armi che i medici stanno utilizzando contro questo virus, tra cui gli anticorpi monoclonali, ma sono allo studio anche dei farmaci inibitori di proteasi. Che hanno già dimostrato la loro efficacia nel virus dell'HIV, un virus simile al SARS-CoV-2, che è un virus RNA. Ci spiega come funzionano? Allora, guardi, allora, il plasma iperimmune è stato fatto uno studio anche italiano, dopo numerosi studi fatti nei vari paesi all'estero, che dimostra che nelle forme gravi, dove è stato prioritariamente utilizzato in Italia, non funziona. Quindi non funziona nel senso che non ha un beneficio rispetto al placebo. Questo è stato fatto in uno studio randomizzato, controllato, chiamato Tsunami, che ha dimostrato che in questa situazione non funziona. Potrebbe funzionare in altre forme, magari più precoci, nelle quali però è stato studiato di più e meglio, sono stati studiati di più e meglio gli anticorpi monoclonali. Quindi sfatiamo un primo mito, che è quello che il plasma è gratis, cosa che non è assolutamente vera, perché per il plasma ci vuole chi lo dona, e quindi bisogna andare in ospedale a donarlo, c'è bisogno chi gli fa la trasfusione, chi prende la sacca di plasma, la pulisce, la stocca, la mette nei freezer, la tiene lì da parte, dopodiché va somministrata, cioè non è vera questa cosa che il plasma è gratis e gli altri costano. Certamente gli anticorpi monoclonali ci costano molto di più rispetto a quanto costa il plasma, però c'è da dire che gli anticorpi monoclonali hanno una florida letteratura scientifica che in qualche modo ne supporta il potenziale utilizzo. Quindi diciamo che gli anticorpi monoclonali sono un trattamento per le fasi molto precoci dell'infezione, quindi entro 3, 4, 5 giorni massimo dall'esordio infettivo, quando si è nella fase viremica. Perché viremica? Quando c'è tanto virus che circola, perché questo che è al principio del vaccino, cioè sono tanti anticorpi che arrivano, è come fosse un vaccino pronto, cioè anziché doverlo aspettare che si prepari, è come quei, potremmo fare un paragone con quei cibi che noi abbiamo in freezer, no? La pasta pronta, la metti nel microonde ed è pronta, e questo è uguale, cioè anziché dovete mettere lì a preparare la pasta, come dire, il vaccino, tempo che l'anticorpo, questo è già pronto, lo metti dentro e in qualche modo funziona a legare proprio la proteina spike e a evitare che questa proteina faccia dei danni al livello del nostro organismo. Per quanto riguarda invece farmaci in sviluppo, lei diceva inibitore delle proteasi, noi abbiamo alcuni farmaci molto interessanti, tra cui uno che si chiama Molnupiravir, che è un farmaco di ricerca americana, di ricerca Merck Sharp Dohme, che dovrebbe partire a brevissimo la sperimentazione anche nel nostro paese, che ha la capacità di ridurre in maniera molto importante la carica virale nei primi giorni di trattamento. Questo potrebbe essere un trattamento per via orale da farsi a casa, sarebbe perfetto. Cioè l'anticorpo, un po' il modo come funziona l'anticorpo monoclonale che si fa in flebo, l'anticorpo monoclonale in pastiglie, cioè non funziona come il monoclonale perché questo è un antivirale, cioè agisce contro il virus, però è un modo di portare a casa le terapie di cui abbiamo sicuramente bisogno, perché oggi a casa ci sono veramente poche possibilità. Ecco, intanto grazie per questa delucidazione perché almeno abbiamo fatto chiarezza sulle armi a disposizione contro il virus. Un'altra domanda sulla campagna di vaccinazione. Negli Stati Uniti sono partiti veramente molto rapidi e veloci e attualmente a livello nazionale hanno circa il 22% della popolazione vaccinata. Il Regno Unito l'11% ha fatto la seconda dose, addirittura Israele ha il 57%, l'Italia con due dosi e circa il 7%, di cui alla prima dose abbiamo un circa 16% di popolazione.
Alla luce di questi dati, quanto è importante accelerare sulla campagna vaccinale anche in prospettiva di una possibile quarta ondata che lei ci ha accennato in questi giorni, che si potrebbe verificare nel prossimo autunno? Guardi, noi la quarta ondata, che speriamo tutti che sia un'ondina e che quindi in qualche modo avremo dei casi come potrebbe succedere, ma molto pochi, dipende da quanti vaccini faremo tra adesso e il prossimo autunno. Per cui se noi saremo bravi a vaccinare almeno il 60-70%, forse anche il 75% della popolazione entro l'autunno, sarà un autunno molto tranquillo, cioè dove avremo dei casi, evidentemente chiamiamoli la classica stagionalità del virus, però non ci metteranno minimamente in difficoltà a livello del sistema sanitario. Avremo dei casi, saranno ricoverati, torneranno a casa loro, li gestiremo a casa, faremo i monoclonali, cioè in qualche modo ormai abbiamo imparato la lezione. Diverso è se non saremo in grado di vaccinare il 75% della popolazione. Quindi io credo, ma ne sono fiducioso perché Gianni Figliuolo mi pare che stia lavorando molto bene. È chiaro che qua da una parte mancano le dosi, dall'altra ci sono alcune regioni che vanno molto lente, quindi bisogna che ci si uniformi un po' tutti a dei numeri molto, molto importanti. Vede, ieri la Liguria, dove io lavoro, ha fatto 16.000 dosi di vaccino. Su 1.600.000 abitanti, vuol dire che abbiamo vaccinato in un giorno l'1% della popolazione. Bene, questi sono i ritmi a cui si dovrebbe andare in tutte le regioni. Vorrebbe dire vaccinare ogni giorno 650-670.000 persone. È evidente che 650-670.000 persone vuol dire arrivare già a luglio con l'immunità di gregge, se arrivassimo a questi numeri. Questo ci possiamo arrivare nel momento in cui tutte le regioni riescono a lavorare bene allo stesso modo, cioè riescono a fare tanti vaccini. Ecco, parlavo della linea data dal generale Figliuolo e recentemente è cambiata anche la campagna vaccinale. Il 9 aprile proprio il commissario Figliuolo ha firmato una nuova ordinanza nella quale vengono stabilite le priorità in cui non rientra il personale scolastico perché si focalizza sul fattore età. Attualmente però nella scuola il 72% del personale ha ricevuto la prima dose vaccinale, di cui quasi l'1% ha ricevuto anche la seconda dose. Ma comunque il Ministero dell'Istruzione ha confermato in un recente incontro con i sindacati che al momento ferma la vaccinazione per il settore scuola. Una recente ricerca, se non sbaglio, pubblicata da Corriere, aveva dimostrato che la chiusura delle scuole non abbia influenzato sulla curva pandemica. In un'ottica di riapertura delle scuole anche in zona rossa, cosa comporta questo quadro che abbiamo appena disegnato, ovvero questo stop di vaccinazione? E soprattutto nel comparto docenti e personale scolastico. Ma direi quasi nulla, nel senso che siccome il personale scolastico è stato vaccinato per la stragrande maggioranza con AstraZeneca e il 93% ha ricevuto una prima dose, lo possiamo considerare già coperto. Spostando la seconda dose molto in là, guardi che si può andare tranquillamente oltre i 4 mesi, quindi è verosimile che finiranno le scuole e il personale sanitario potrà magari ricevere la seconda dose oppure si valuterà che cosa fare. Quindi una dose è abbastanza. Gli inglesi lo hanno dimostrato, in qualche modo loro sono arrivati a una riduzione significativa sia dei contagi che dei decessi grazie a solo una dose di AstraZeneca. Quindi possono stare tranquilli, le scuole devono riprendere anche in zona rossa perché, come giustamente ha detto lei, i contagi avvenuti nella scuola sono assolutamente pochissimi e soprattutto la chiusura delle scuole non ha influenzato l'andamento dell'epidemia. E quindi io credo che, e lo dico da professore universitario, che sia giusto ritornare ad avere una socialità per i ragazzi che hanno veramente perso 2 anni della loro vita dal punto di vista scolastico. La scuola, la DAD non è scuola. Mi dispiace, nel nostro paese noi non siamo attrezzati, non siamo organizzati, non siamo culturalmente evoluti per avere la DAD. Questo lo dobbiamo sapere perché per arrivare alla DAD ci vuole un percorso che altri paesi hanno fatto ben prima di noi. E quindi hanno sofferto meno di noi. Noi non avevamo fatto questo percorso prima. Ci siamo trovati dal giorno all'altro ad aver aperto un interruttore e dire da domani quello che si faceva in classe si fa in DAD. Non erano pronti probabilmente i professori, non erano pronti gli studenti, non erano pronti le strutture, non eravamo pronti dal punto di vista tecnologico e sono convinto che non siamo ancora pronti. Quindi il ritorno a scuola è un ritorno alla normalità di una grande scuola come la scuola italiana. Che però ha bisogno del contatto. Noi siamo un popolo che abbiamo bisogno del contatto ovviamente in sicurezza, ma credo che
si debba tornare a fare la scuola come l'abbiamo sempre fatta, che è una buona scuola, anzi direi un'ottima scuola. Ecco, lei dice appunto questo aspetto della DAD che in Italia non eravamo pronti e che ha portato anche tanti problemi. In una precedente intervista anche con il professor Vicari avevamo analizzato anche degli effetti psicologici sui ragazzi, la popolazione scolastica che in questi mesi, in questi anni addirittura si sono accentuati. Nella vaccinazione non si parla dei più giovani. Devono rientrare anche loro, o loro stanno, tra virgolette, in una fascia più tranquilla? Allora, i ragazzi sicuramente stanno in una fascia più tranquilla, tuttavia, quindi di rischio, diciamo, di malattia più grave. Al momento quelli che hanno fino a 16 anni possono fare i vaccini perché sono autorizzati in quella fascia di età. Il vaccino di Pfizer probabilmente a breve sarà autorizzato anche nella fascia più giovane, fino a 12 anni, e quindi evidentemente quando ci sarà il via libera anche per i giovani, credo che anche i più giovani dovranno vaccinarsi e faranno bene a farlo, sempre nell'ambito di quell'ottica di far circolare meno il virus, perché da una parte sicuramente avranno meno effetti se avranno un'infezione, però il fatto che loro diventino anche loro un ostacolo, uno scudo alla diffusione del virus, fa sì che vivremo più facilmente in ambienti dove il virus circola meno, quindi se circola meno sono sicuramente ambienti migliori per la salute di tutti. Ecco, un'ultima domanda, professore. Lei prima ci tranquillizzava sul discorso prima e seconda dose. Ci fa capire bene quanta copertura possiamo avere con la prima dose e quanto dura la copertura vaccinale anche in previsione di queste varianti che stanno girando? Allora, la possibilità di coprire è molto alta, arriva oltre il 90% con la prima dose già dopo 3 settimane. Parliamo del vaccino, soprattutto del vaccino di AstraZeneca. Per quanto riguarda la durata della copertura, questo non è certo, però si parla di una copertura di almeno un anno, per cui dovremo abituarci a che il vaccino per il Covid diventerà un richiamo annuale, esattamente come oggi per l'influenza. Io sono da sempre fautore per la vaccinazione antinfluenzale per il personale docente, tutto. Insegnanti di tutte le classi, e quindi evidentemente se si riuscirà a combaciare le due insieme sarà ancora meglio, cioè quando faremo la vaccinazione antinfluenzale faremo contemporaneamente anche quella anti-Covid, oppure ci saranno momenti diversi, però in ogni caso ritengo e credo fondamentale un richiamo che sarà su base annuale o al massimo su base biennale. Grazie mille, professore, per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci.